Ino Frassica presenta La mia audiobiografia, 70% vera, 80% falsa. Oggi 24 dicembre, San Bartolomeo detto il Giovane. Abbiamo al telefono un storico, un santuario, un padre religioso, un vescovo. È vescovo? Lei... No, non ancora. Non io è vescovo? Mi... No, no, no. Le... Teocoli. Teo, no, Teo. No, Teo teologo, Don Teo. Teologo, è parente? Che no, mi faceva deridere con Massimo Boldi. No, non ero io, non ero io. Ah, lei... Io sono un semplice sacerdote, guardi, okay. Sono un semplice sacerdote. Mi occupo di storia, mi occupo di teologia. Oggi 24 dicembre è praticamente la vigilia di Natale, però è San Bartolomeo detto il Giovane. Esattamente, sì. San Bartolomeo detto il Giovane. Lui era il protettore, San Bartolomeo detto il Giovane, dei gatti, di Franco Gatti dei ricchi e poveri, e di Gatto Panceri, che è un cantante molto famoso, sì, attenzione, no. Un cantante molto famoso, conosciuto da tutti. Quindi lui è protettore di questi qui? Sì, di questi, di loro tre. E come mai lo chiamavano il Giovane? E lo chiamavano il Giovane perché dal momento della nascita fino al giorno della sua morte dimostrò sempre 21 anni, per cui lui nasce quando era neonato, sempre 21 anni. Il 24 anni. Dicembre è anche una data storica perché... caro Vesco, si è sposata nel 24 dicembre del 2011 Barbara Chiappini, si è sposata, è un giorno importante. Esattamente. E poi è importante anche perché domani è Natale. E domani sarà il Santo Natale. Però il 24 dicembre dell'anno scorso moriva anche... Sì, sono morte persone? Sì, purtroppo sì, ogni giorno purtroppo. Quel giorno morì Nicola Giuseppe Cesare Abba. Eh no, è la prima risposta quella che conta. Giuseppe Cesare Abba. Era uno scrittore e un patriota italiano. Lui faceva tantissime cose. Pensi che il travaglio di sua madre... Che lavoro faceva? Lui era soprattutto un sacerdote. Il travaglio della madre, che lavoro faceva? La madre? La madre faceva la sarta, la madre era una famosa sarta e lavorava per la Casa Reale. Ebbe un travaglio lunghissimo, durò dal 6 ottobre fino al 24 dicembre 1938, il travaglio della madre. Quindi questo bambino ci mise veramente tantissimo a nascere. Lui fu un garibaldino. Cioè, allora, mi scusi, quando doveva nascere il parto, diciamo, il parto è durato... 15 giorni? Il parto è durato 2 mesi e mezzo. 2 mesi dal e mezzo. 6 ottobre al 23 dicembre 1938. Fu il travaglio più lungo, finì addirittura nel Guinness dei primati dell'epoca. Lui fu un garibaldino, un professore, un montatore di mobili. Stiamo parlando di Giuseppe Cesare Abba. Cesare Abba. Sì. Fu montatore di mobili e smontatore di abiti da uomo. Sì. Fu famoso anche, molto famoso, per un altro motivo che pochi conoscono. Cioè lui nel 1964 fu il fondatore di un famoso gruppo musicale svedese che prese il suo nome, appunto, gli Abba. È stato lui. È stato lui. Bene, sì, bene, con queste belle parole la salutiamo. Però volevo ricordare, se mi permette, che oggi è San Bartolomeo, detto il Giovane, protettore dei gatti, l'ha detto. Franco Gatti. L'ha detto, è sicuro che io l'abbia detto. L'ha detto, vero? Già. Anche che oggi. L'ha detto già. Arrivederci, padre. Cesare Abba. Arrivederci, padre Teocoli. Io la saluto e faccio tanti auguri. Tanti auguri, padre. Arrivederci. Siamo su Radio 1, Nino Frassica assieme a due critici letterari. Renato la signora... No, che signora, sono omoso. Renato Vento. E? Angelo Cassano, buongiorno a tutti. Lei è sposato, ammobiliato? È sposato? No. Lei? No, manco io, sono celibe. Io sono una donna, però io mi chiamo a casa sua. Ah, è celibe. Befana. E dopo questa bella canzone siamo pronti per giocare, siete emozionati? Abbastanza. Tantissimo. Come vi chiamate? Vogliamo dire i nomi dei concorrenti? Simona Cicogna. Concorrente numero uno?
Igor Paterà. Concorrente numero 2. Lino Marchesi. Concorrente numero 3. Gino Mombelli. Gino Mombelli. Allora, domanda numero 1. La scena finale del film Pierino, medico della Saub, è stata ripetuta 190 volte. Vero falso, o falso? Falso. Falso. Vero e falso, cioè falso. Non si sa. Ecco, io darei il punto alla signorina perché mica non si sa. Eravamo sul set. Ma, sì. Ecco, giusta affermazione, due punti alla signorina. Due punti alla... Ma era vero falso. Potrebbe essere, se è vero che falso. Domanda numero 2. Sì. Secondo un sondaggio della Dix, della Dix, gli italiani non amano essere picchiati. Vero, 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 vero. Diamo un punto alla signorina. Sì, ma anche grazie. Qua. Domanda numero 3. Sì. Antonella Ruggero, cantante, la notte cantante. È la sorella di Enrico Ruggeri, vero? Falso. Sono due persone diverse. Sono due cognomi diversi. Antonella è una ragazza e invece Enrico Ruggeri è un uomo. Sono cantanti tutti e due, ma non sono sfratelli e sorelle. A questo punto me lo prendo io. Perché lei? Domanda numero 4. L'opera lirica. L'opera lirica. Cosa significa? L'opera lirica. È un posto dove... Un uomo, l'opera lirica è un posto. Non è un posto l'opera lirica. È un posto dove un uomo viene pugnalato e invece di morire canta. Vero, cantano grazie. Tutti. Invece di morire canta. Il punto lo diamo alla signorina perché è vero. Domanda numero 5. La parola matematica si scrive tutta una parola. Vero, questo punto me lo prendo io, vero? Domanda numero 71. Sì. 71. Ma come 71? 7 casomai. 7. Facciamo 7? Siamo tutti d'accordo? Sì, io d'accordissimo. No, facciamo. Tutti d'accordo. Siamo tutti d'accordo. Sì, sì. Prima di andare in onda a Uomini e Donne, Tina Cipollari. Tina Cipollari è il nome che. È difficile. Quasi la salto io sta domanda. Quasi no, no, Fontina no. No. Di gara. No, non mi viene bene. Ma se è di gara, come facciamo? Prima di andare in onda a Uomini e Donne, Tina Cipollari si gratta tutte le parti del corpo, beve un litro di gassosa e mangia tre piatti di pasta. Falso. Ovvero? Falso, signorina. Ah. Quindi il punto? Il punto stavolta va a me. Ma scusi, lei non è in gara? Lo so, però la signorina... Cioè, per non darlo a noi? Lei, signore... Sì? È qui... un nome e un cognome, Lino Marchesi, un nome Lino Marchesi, cognome. Lei è qui perché è stato raccomandato... Cosa? Sì, dal portiere della... Cosa? Rai, dal portiere della... Cosa? Rai. Quello fai i pass. Io me ne vado. Che cosa? Io me ne vado. Se ne va. Vergogna. Così ci sono più soldi per noi. Ah, se n'è andato. Allora, rimangono in gara... Simona Cicogna, la quale è in testa, sì, e vince 100.000 sì, euro. Sì. Ci vediamo la prossima settimana. Quel deficiente là è ancora. Ma che nervi, è vero. Ma ha rovinato la giornata. Quello è un deficiente. No, però lei deve essere contenta. Sì, però. Vabbè. Nino Frassica ha presentato La mia audiobiografia, 70% vera, 80% falsa. Hanno partecipato Nicola Leugio, Leo Sanfelice, Francesco Scali, Fabio Albanesi, Barbara Cavalli, Pietro Pulcini, Fabrizio Spedale. Grazie a Gianluca Rando e Carmen Cilione.